Il psicologo del rock, indie panchine, The Pills. Gang. La gang non si fa. Lui dice le parole. Gang. Vai. Bene, allora, prima parlavate di musica, ci interessava un po' sapere quali sono state per voi le canzoni terapeutiche nella vostra vita, cioè quelle che vanno supportato, che vanno motivato, che vanno salvato. Domandone. Mezzo domandone. Dai, figa. Però non ho la voglia di rispondere. Ok. Cominciamo a te. Comincio io. Allora, io ho in realtà sono da... Cioè, spessissimo mi è capitato che magari mi sentivo... Beh, non solo. Cioè, ecco, per dirti, un disco che mi è servito tanto è stato Mr. Simpedia di Fabri Fibra. Quello è comunque un disco che mi ha molto formato dal punto di vista anche, anche del black humor, anche dell'ironia nera, così. Però sì, ovvio è un disco un po' estremo, anche specialmente nei temi. Però effettivamente c'ha un'energia molto figa, a me mi ha fatto molto bene quel disco. Bene. Io ripeto che sono una persona molto triste, cioè quindi a me Death Cab for Cutie, cioè tipo i concept tipo Plants o Transatlanticism, cioè una cosa sulla quale io torno, capito, quando devo... Cioè stanno proprio nella line-up proprio, certo, del mio funerale, che cioè, io ho già fatto la lista delle canzoni, dei brani per il mio funerale, e sicuramente Transatlanticism e Plants ci sono. Bene, perfetto. Sentite, rispetto al valore che c'è nel mondo social, voi quando è che capite che un contenuto ha valore? È una cosa che sentite nel momento in cui lo producete o c'è cioè poi l'impatto del... Guardatemi, perché secondo me, io non posso rispondere a questa domanda perché per me è separato il concetto lui di... Non fa clickbaiting, ecco. Per me è separato il concetto... Clickbaiting, lui ci piscia. Esistono delle questioni che percepisci nell'aria, che senti che è un tema che di fatto... su cui le persone stanno cercando di capire qualcosa, e nel momento in cui tu lo capisci studi qualcosa che abbia una visione, una risposta rispetto al tema. Però la questione... non è seguire il trend. Aspetta, la questione della CBD, no? Ti faccio un esempio. Sentivi nell'aria che c'era questa cosa, che tanta gente che ne parlava, più chi ne parlava viveva questa questione della CBD con difficoltà, o magari dice, sai, sto cominciando a fumare la CBD perché l'erba non riesco a fumarla. Ho gente che aveva smesso di fumare marijuana che aveva ricominciato a fumare CBD. E quindi tipo ho detto, cazzo, ma perché questa c'era cosa che era nell'aria però non veniva con così trattata in una maniera più dignitosa, capito? Cioè, quindi in un certo senso è un tema che chiede giustizia, cioè lo senti che è nell'aria e finisci per trattarlo quasi in una maniera non ricercata, cioè non lo fai apposta, però ci finisci sopra, capito? Sì. Cioè, il tema della CBD, se non sbaglio, tra l'altro è una cosa che anche Matteo, cioè, mi ha detto, oh zì, ma cosa fa CBD? Io tra l'altro perché ne avevo parlato con Franco 126 durante un concerto, e lui mi fa, no, era una conversazione reale, era successa proprio spontaneamente. Ti giuro? E lui mi fa, no, vabbè, zio, ne fumo, cioè, fumo un botto di CBD. E ho fatto, vabbè, ma quindi, it's a thing, cioè, è una roba. Sì. Lui mi fa, sì, è una roba. E allora, da lì abbiamo capito che comunque... bisogna, cioè sarebbe stato molto interessante e utile trattare quella, bisognava parlarne, quindi... cioè, anche perché era un ponte tipo per molte persone che non avevano mai fumato, cioè non era soltanto un cuscinetto per chi ha sviluppato magari delle paranoie tipo e non riusciva più a fumare l'erba, ma era anche qualcosa che avvicinava delle persone che non avevano mai toccato tipo l'erba all'erba, cioè paradossalmente, capito? Okay. Evangelizzava. Una curiosità, sì, una curiosità semplicemente. Quindi sentite l'argomento nell'aria e sì, sentite di dare voce. Ovviamente fa parte di te. Magari può anche, cioè, una modalità con cui poi trovi una chiave di lettura su quel tema, non è che c'è tipo, certo, oh, è uscita sta roba, famo un video su questo, sti cazzo, se non lo sentiamo, non è che lo fanno, cioè, una cosa più naturale. E in giro, quali sono gli artisti che secondo voi stanno creando valore, realmente? Calcutta è tipo il nuovo Battisti, secondo me. Cioè, sì, Calcutta ormai è palesemente Lucio Dalla. Cioè, ragazzi, secondo me Calcutta adesso ha lo stesso valore di un cantautore storico italiano. Poi io sto in fissa per Generic Animal, sto ancora a cantare e poi aggiungete voi. Ma di cose che stanno anche tipo Papper, nonostante non sia un... cioè non è che vado matto per lui, però sicuramente riconosco il fatto che è un artista totalmente peculiare, no? Cioè una cosa che tipo comunque a Berlino se sentissero qua per dire, però ma cazzo è sta roba, capito? Certo. E anche un po' Garage Gang, anche un po' Garage Gang, sì.
Ok, ultima domanda. Una cosa che ci avete sullo stomaco e che vorreste esprimere? Tematiche che... Sì, anche vostre, che vorrei sì, sulla pancia fuori. Proprio cose terribilmente faremo un lavoro controproducente se noi svelassimo terribilmente tipo... più tristi molto più tristi. Ok, ci puoi spoilerare qualcosa o no? No, semplicemente provare a rappresentare stai perdendo dei soldi a rappresentare tipo la sensazione di una generazione che comunque va bene, diciamo. Luigi ha provato vabbè, dai, diciamolo, dai, dai, Luigi ha provato a ammazzarsi, dai, diciamolo. Vabbè, dai, sta bene, è tranquillo. Dai, facciamo un applauso a Luigi che ha cercato di ammazzarsi, per favore. Grazie, Luigi. Lui è troppo grosso e ingombrante e non riesce a trovare un traliccio che comunque sia tetto soffitto così abbastanza alto, così alto. Per impiccarmi, no, dai, scusa, se è una risposta seria, vai avanti, perdonami. Sì, una cosa che comunque è tosta. Sì, ma un elemento di tristezza che possediamo le persone, ma che tendenzialmente non mostriamo. Bene, bene. Una canzone che simbolizza questo periodo storico. Una. Di Young Signorino. Mi spiace, ragazzi. Io con questa chiuderei. Sì. Con questa bomba io chiuderei. Sì, pario. Grazie. Ciao.